È tornata a colpire la banda della marmotta e questa volta con un doppio assalto ai danni di altrettante banche a Castelfrentano e a Frisa. Ad un mese dall'ultimo colpo messo a segno alla ex Tercas di Santa Maria in Baro, ma senza bottino, i malviventi sono tornati alla Carichieti di Castelfrentano, questa volta arraffando circa 30.000 euro. Erano in quattro con un'Audi Chiara, raccontano i testimoni che abitano nella palazzina di Via Nazionale, svegliati alle 2.45 della notte dal botto provocato dall'esplosivo. Rapidi come sempre, in pochi minuti i malviventi hanno agito seguendo il solito copione. La polvere da sparo, raccolta in un involucro di alluminio sottile e flessibile, diventa un ordigno da introdurre nella cassaforte del bancomat, spinto all'interno con una lama e acceso con una miccia. La marmotta nel forziere diventa così una vera e propria bomba. Lo scoppio fa saltare la cassa, ma danneggia anche i locali interni, soffitti divelti, macerie ovunque sui pavimenti. Ma che sta succedendo? Si chiedono spaventati i residenti, soprattutto a Castelfrentano, dove i colpi in pochi mesi sono stati tre, due a danno della stessa banca e uno alle poste. Alla domanda sono chiamate a rispondere le forze dell'ordine. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano. Stesse modalità a Castelfrentano e a Frisa, spiega il comandante Massimo Capobianco. La tempistica lascia intendere che sia stata la stessa banda a commettere entrambi gli assalti. Qualcuno ha notato che a guidare l'auto dei banditi sia un esperto, forse un ex pilota, poiché si destreggiava con padronanza nel percorso, pieno di curve a velocità molto elevate. Sui luoghi del crimine è intervenuta la scientifica per i rilievi. Gli inquirenti cercano di reperire tracce utili a individuare i responsabili. Alla Viper di Frisa il bottino è stato di 10.000 euro.